Pizza! Il primo tempo più brutto forse anche rispetto alla passata stagione. Sarebbe arrivato, lo sapevamo tutti, un momento della stagione in cui le cose non sarebbero riuscite come sempre. E bentornati qui sul mio canale in questo 20° episodio della nostra carriera con il Borussia Dortmund. Oggi siamo tornati dopo qualche giorno dallo scorso episodio che si era chiuso non benissimo, e l'avete visto anche all'inizio di questo, perché c'erano state due sconfitte molto pesanti, le prime due sconfitte stagionali, e quindi di conseguenza ci siamo rimasti un po' così. Però oggi siamo tornati e, come sentite, sono molto carico. Perché però sono molto carico? Intanto perché bisogna ripartire, bisogna rialzare la testa, come ho scritto nel titolo, ma poi anche perché finalmente posso darvi una notizia che già ieri vi ho dato su Instagram, e quindi seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati e soprattutto per farmi sapere se verrete o no. Sto parlando del derby degli youtuber 6.0, ritorno rispetto al derby appunto che si è giocato a settembre. Uscirà sul canale il video il 2 marzo, data del derby vero, ma ovviamente lo registreremo prima, il 24 febbraio a Roma ovviamente, quindi se non siete di Roma non potete esserci, ma se siete di Roma vi invito tutti quanti. Vi lascio qui il post, quindi vi invito ovviamente di nuovo a seguirmi su Instagram e comunque a farmi sapere sotto il post se pensate di poter venire oppure no. Nel dubbio il video poi lo vedrete, sarà tanta roba. Se venite, tutte le informazioni sono scritte lì, vi faremo sapere nei prossimi giorni anche le formazioni e tutto quanto. Detto questo, partiamo, perché è un episodio molto importante. Vi ripeto, vedete in alto a sinistra l'Italia, perché c'è la pausa per le nazionali in questo episodio, ma noi andremo a simulare le partite contro l'Irlanda del Nord e la Francia per poi tornare a pensare al Dortmund, che è diciamo la cosa più importante in questo episodio qui. Giocheremo infatti contro il Mainz, contro il Rosenborg per quanto riguarda la Champions League, poi Werder Brema e infine Coppa, e quindi DFB Pokal. Detto questo, io vado subito ad iniziare questo episodio simulando la partita contro l'Irlanda del Nord. Speriamo bene, questa è la formazione che non ho toccato per niente, perché giusto per farci un'idea, segna Jorginho su rigore, vediamo quanto finisce. 3-0 con i gol di Rugani e Immobile da subentrati, quindi molto molto bene. Ricordo che ci sarà l'Europeo a fine stagione, che poi ci godremo, ci giocheremo insieme, e quindi ovviamente anche quello sarà tanta tanta roba, e ci arriveremo carichi. Ovviamente per il momento le amichevoli lasciano il tempo che trovano, e quindi andiamo avanti anche con questa seconda ed ultima amichevole del giorno contro la Francia, questa decisamente più complessa anche perché in trasferta. Vediamo quanto finisce. 2-2, che ci può stare. Verratti ed El Shaarawy in gol per noi, Payet e Digne per quanto riguarda i francesi. E allora, siamo francesi peraltro campioni del mondo, quindi gara veramente tosta. Adesso io andrei a rifare gli allenamenti e poi ci concentriamo alla sfida contro il Mainz. Prima vi ricordo di passare sempre in descrizione, ma per divise calcio top, per acquistare tute e maglie da calcio a prezzi scontatissimi, con il coupon hashtag Marconi avrete una seconda maglia gratis, oppure una felpa, però dovete metterci 10 euro in più, quindi fondamentalmente anziché 40 euro la pagate 10 euro utilizzando il mio coupon. Dopo due sconfitte, la prima molto pesante ma accettabile, la seconda abbastanza umiliante in casa per 4-1 contro il Colonia, il Dortmund di Marconi vuole tirar fuori i denti, gli attributi, con la forza dei gladiatori. Eh sì, come il suo allenatore. E allora è tutto pronto per l'ottava giornata di Bundesliga, è tutto pronto per Mainz Borussia Dortmund. Largo sulla destra per Pulisic, Reus è finito fuori gioco, non può intervenire. Palla di nuovo allora per Daoud, che fa salire Zielinski, quindi fa pedalare Reus a sinistra. Occhio al capitano che rientra, passa in qualche modo ed rigore, destro a giro che termina sul fondo. Di nuovo da Besa, fa salire Lazza, quindi l'apertura sulla quale si avventa Trippier, che chiude male però Kasri, dentro ancora per il destro di Okwonko, e la risposta di Itz. C'è anche il Mainz, David Luiz tra le linee per Zielinski, Reus col tacco per far salire Guerreiro, che ha preso il tempo a Muene, contrasto tra i due, alla meglio il 13 del Dortmund che prende coraggio, arriva sul fondo, crossa bene per Isaac, che di testa porta avanti il Dortmund, terzo gol in campionato per il giovanissimo attaccante giallonero, che fa 1-0 al 22. Calcio d'angolo per il Dortmund, 3 a saltare, palla ancora verso Isaac sulla traversa, che bolide, poi David Luiz, palla che rimane lì, Zielinski, destro, respinto, ancora Piotr Zielinski, raddoppia il Dortmund al 39esimo
Confusione pazzesca e poi palla all'angolino. Non la può neanche vedere Adler. E arriva il 2-0, che è il gol della tranquillità. Che ci fa capire che quello contro il Colonia è stato soltanto un passo falso. Non siamo malati, siamo lì. Lozano, ancora per il taglio di Daoud, con il tacco da Lozano. Meravigliosa azione del Dortmund, calcia in porta. Viene respinto il tiro. E poi nuovamente Trippier, monologo Dortmund. Si torna da Gundogan, che se la porta sul destro! E non ci credo, ha parato Adler. E finisce qui. Vittoria del Dortmund dopo una sconfitta molto pesante in casa, perché si parla di campionato. E allora va benissimo così. Fischia lo stadio del Mainz. Però abbiamo giocato una bella partita di amministrazione nel secondo tempo, con grande mentalità, però sempre orientato ad andare in verticale, a fare gol. Poi non ci siamo riusciti, l'abbiamo sfiorato in un paio di occasioni. Va bene così. Adesso pensiamo chiaramente alla Champions League. C'è stato anche molto turnover nella ripresa, ma non poteva essere altrimenti. Tra l'altro non so se avete visto Dortmund che ha calciato 16 volte in porta. Mentre il Leverkusen deve ancora giocare contro l'Hannover, quindi non sappiamo se può esserci stato questo sorpasso o meno, ma la classifica la guardiamo più avanti. Adesso pensiamo alla Champions, perché dopo una sconfitta come quella contro la Juve, la migliore medicina è battere il Rosenborg a 0 punti dopo 2 partite e di conseguenza continuare ad inseguire i bianconeri. Forza Dortmund! In Champions, così come in campionato, il modo migliore per scacciare i fantasmi è vincere, tornare a vincere, nel caso del Borussia. E allora oggi si gioca contro il Rosenborg, qui al Signal Iduna Park, insomma una gara senza storia apparentemente. Però questa è la Champions e non puoi sottovalutare mai nessuno. La tocca il Ciolito, è cominciata Borussia-Rosenborg, terza giornata ed ultima del girone d'andata per quanto riguarda questo gruppo G. Luis Alberto. Insiste il Dortmund, Witzel ai 30 metri, poi Zielinski, un bolide di sinistro che termina sul fondo. Prova a tenerla viva Witzel e ci riesce, in mezzo a Luis Alberto e le altre torri, arriva il cross al limite, per Royce al volo, che ha provato un gol pazzesco, una volée del capitano, che non va distantissima dalla traversa. Ovland prolunga per De Lenley, servito in verticale, arriva di testa Coratsen da Söderland, traversa e poi gol del vantaggio del Rosenborg al minuto 38. Arriva il colpo di testa decisivo a portare in vantaggio gli ospiti dopo il tentativo al volo di sinistro da parte di Söderland. Ha segnato Jensen. Dortmund sotto in casa, ora è il momento di reagire. Stacca sempre Witzel, che di testa ormai è una sicurezza. Quindi Simeone fa salire Luis Alberto, che prova a partire, salta l'uomo, poi in buca, un grande pallone in area di rigore per Royce, per terra. Non c'è nulla. Non c'è nulla. È esploso il Signal Iduna Park per le proteste. Non c'è nulla. Proprio allo scadere, siamo nel recupero. Insiste il Dortmund con Zielinski al limite da Simeone, che in buca bene Luis Alberto, anticipato da Opland. Torna Zielinski, che si mangia l'avversario. Prova a chiudere anche Luis Alberto senza successo. Tronsend. Royce in copertura bene. E forse tempo per un'ultima azione del Dortmund in questo finale di tempo. Perché c'è una gran palla dentro la rigore per Luis Alberto! L'ha toccata Hansen al quarto di recupero. Miracolo di Hansen, calcio d'angolo per il Dortmund. E non finisce più questo primo tempo. Ultimissima azione, parte Royce. Colpo di testa di De Lanley. Palla che sta riuscendo. E sarà ancora angolo. Sarà ancora angolo, non fischia l'arbitro. Ultimissima azione. Parte Royce per David Luiz! Il pareggio del Dortmund! Al sesto di recupero! L'ha toccata David Luiz, che fa esplodere il Signal Iduna Park. È 1-1, proprio all'ultimo istante. E adesso c'è un altro tempo per provarla a vincere, dai! Più la rimessa laterale sulla pressione di Pulisic. Sbagliano. Simeone. Destro. Non perdona il Ciolito, che porta avanti il Dortmund 2-1. Ribaltata la situazione con la conclusione di Simeone. E ho fatto anche la rima.
regalo clamoroso della difesa del Rosenborg, pressione di Pulisic, loro sbagliano tutto, Simeone può solo calciare perché lo stanno per chiudere a sandwich e pesca l'incrocio, Borussia 2, Rosenborg 1. Sale centralmente Witzel, può anche pensare al destro, preferisce Simeone che aspetta, Zielinski va in porta, traversa di Piotr Zielinski e può attaccare e crederci ancora il Rosenborg. La corsa di Levi, attenzione al 17, è scappato a Guerreiro, mette il cross, 2-2, incredibile a Dortmund, ha segnato Söderland sul cross di Levi, dimenticato da Guerreiro, e poi anche brutto anticipo tentato, se non sbaglio, da David Luiz, che si è fatto infinocchiare dall'attaccante avversario. Eh sì, David Luiz in quella circostanza molto molto male, dal possibile 3-1 con la traversa di Zielinski al 2-2. Ancora Marco Reus, sta salendo Lozano, con la punta Reus riesce a prolungare per il 15 che sterza e anche in zona tiro. Lozano, attenzione, prova a calciare, respinta la conclusione, poi diventa buono il pallone per Reus e c'è la deviazione, calcio d'angolo per un Dortmund che torna comunque all'attacco. Ha voglia il capitano di sbloccarsi anche in Champions in questa stagione, l'anno scorso gol pesanti, in particolare quello contro l'Inter nell'ottavo d'andata. Va lui a battere l'angolo verso Witzel, l'uscita di Hansen. Poi arriva Pulisic, Akanji non calcia, preferisce allargare su Lozano che ha un buon tiro, prova il sinistro, Lozano, 3-2, incredibile a Dortmund, partita infinita, torniamo avanti con il sinistro che è sembrato imparabile al portiere, forse perché non l'ha vista partire o forse è stata deviata, nulla di fatto, è semplicemente scarsissimo l'estremo difensore del Rosenborg sul mancino di Lozano che ha ricordato il sinistro di Kanté in quel Roma Leverkusen. Può solo esultare Marconi. 3-2. Arriva Ederstad. Contro cross, Lozano chiude, palla che rimane lì, ancora Ederstad al cross, deve uscire De Gea ed esce malissimo. È addirittura 3-3. 3-3. E confermo, è una partita infinita. Potevamo fare molto meglio qui. Yedbali allarga il pallone per Levi, ancora Yedbali, area di rigore, prende il fondo, riesce a mettere il cross, Trippier questa volta. E quindi Reus applaude il sigla di una parca e la chiusura di Trippier. Sono altissimi loro in difesa, lasciano tanto spazio al Dortmund, che infatti riparte con la palla verticale per Reus. È scappato da Trondsen, fino in fondo Reus, al centro Lozano. Lozano! Lozano! 4-3! Ancora avanti il Dortmund, a 11 dal 90esimo. Fosse la volta buona, perché è una partita incredibile. Vado ad abbracciare subito Marco Reus, che poteva segnare e deciderla da capitano, ha preferito fare l'assist per Lozano a porta vuota. 4-3 è forse il gol che decide una partita infinita, ma finisce qui 4-3 per il Borussia Dortmund al termine di una partita pazzesca, quella contro il Rosenborg, una partita, permettetemi di dire, senza senso, perché il Dortmund sembrava poterla risolvere facilmente. Poi sono usciti loro nella seconda parte del primo tempo andando in vantaggio, pareggio allo scadere, anzi a tempo scaduto nel primo tempo, gol del 2-1 su errore loro in fase di impostazione da dietro, poi 2-2, 3-2 per noi, 3-3 e alla fine il gol che firma la doppietta da parte di Irving Lozano.